Da un'analisi dei prezzi medi degli stabilimenti balneari del Gargano è emerso che il costo medio di un ombrellone con un lettino e una sdraio è di 16,74 € nel mese di luglio. Si registra quindi un incremento del 4,6% rispetto alla media dell'anno precedente. Il costo medio giornaliero nel mese di agosto invece equivale a 20,35 €. Isolando le principali località turistiche del promontorio pugliese, emerge che le più vantaggiose sono Manfredonia e Peschici, rispettivamente nei mesi di luglio e agosto. Al contrario, Mattinata è più cara nel mese di luglio, mentre Vieste è la più costosa nel mese di agosto. In videoconferenza il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha convocato il consiglio provinciale per le ore 12 del giorno 3 agosto in seduta di prima convocazione e per le ore 12 del giorno 4 agosto in seduta di seconda per trattare tra gli argomenti all'ordine del giorno la surroga dei consiglieri provinciali De Luca, Loris Pio e Zuccaro Antonio, l'approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021-2023, esame e approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 relativi allegati, bilancio di previsione 2021 dell'istituzione Scuola di Protezione Civile. Presidente, un'occasione per promuovere i giovani, i talenti, i cervelli della Puglia. Innanzitutto questa è la prima volta che il piano delle politiche giovanili viene concordato con i giovani e con i soggetti di tutta la Puglia attraverso un percorso partecipativo. È il nostro mantra, quello della partecipazione, mai fare cose senza stare a sentire le persone. Siccome non posso chiamarli tutti al telefono come ho fatto durante la pandemia, evidentemente servono processi nei quali coinvolgere i sindaci, coinvolgere i presidenti delle province, i dirigenti dei comuni e soprattutto i giovani di fantasia, di creatività, di buona volontà che hanno da tempo un sogno nel cassetto e che con l'aiuto della Regione Puglia potrebbero realizzarlo. È già successo, c'erano dei ragazzi che volevano costruire degli aerei, capita, è un sogno frequente. Ebbene, questi aerei non solo volano oggi, ma sono richiestissimi sul mercato di tutto il mondo e si fabbricano a Monopoli sotto gli ulivi. Quindi ragazzi, datevi da fare perché non potrete dire che non c'è qualcuno che vi dà una mano. È chiaro che non è che da domani diventate tutti miliardari o inventori, questo non ve lo sta promettendo nessuno, però certamente mai nella storia della regione c'è stato tanto sostegno a chi volesse, anziché sognare il posto fisso, cominciare un percorso per costruire un'azienda, un teatro, una idea che non sappiamo ancora. Noi sulla fiducia mi staremo a sentire e se c'è uno spazio per lavorare insieme, questo spazio verrà riempito. Noi siamo dalla vostra parte, siete la cosa più importante che abbiamo. Savino, dopo i tulipani adesso i girasoli, questa è una campagna che attira ma soprattutto non gli agricoltori, tutti gli amici, i cittadini soprattutto che vogliono capire che cos'è la campagna. Sì, è una campagna che accoglie una città che è stata al chiuso, rinchiusa, tra virgolette, per oltre un anno e mezzo e che ha bisogno di spazio. È una campagna che si accorge di un bisogno della città e prepara il terreno per far vivere alla città un momento di relax, di cura, di relazione, e lo fa attraverso la bellezza. Noi abbiamo coltivato un campo di girasoli che è fruibile, di solito i campi di girasoli non lo sono. Dopo i girasoli cosa ci aspetta? Ci sono le zucche e le melagrane.
si arriverà nel campo, con le si potranno raccogliere le zucche, si potrà gustare una spremuta e raccogliere le melagrane. Si è concluso il corso Diventa giornalista, nato dalla collaborazione tra il Comune di Troia e la testata giornalistica Aria di Troia per avvicinare bambini e ragazzi al mondo del giornalismo. Il primo gruppo delle elementari ha frequentato gli incontri dal 19 al 23 luglio, il secondo gruppo delle medie dal 26 al 30 luglio. I ragazzi si sono cimentati nella creazione di articoli e nella realizzazione di servizi giornalistici. Hanno imparato come si effettua un'intervista e come si compone un giornale, con la direzione di Marisa Donnini e il supporto di Anna Ricciardi e Pier Giorgio Aquilino. Il 29 agosto prossimo è prevista una serata in piazza, dove sarà possibile vedere quanto è stato prodotto dai ragazzi in queste settimane di corso.